Uno se la calligrafia nella storia sua cristiana è stato un strumento, un mezzo di liberazione, di emancipazione. Seconda, se davvero si presta ad una critica artistica sistematica, vera, cioè viene davvero considerato un'opera d'arte indipendentemente dal significato della parola. E questo soprattutto attraverso queste due domande, attraverso quindi l'artista del calamo. L'artista del calamo perché lo strumento di base, di partenza, l'elemento più semplice per creare le calligrafie è questo giunco, questo elemento molto semplice che viene tagliato in una punta e che viene utilizzato per creare tutta la calligrafia che noi vedremo in seguito. E questo perché questo materiale si presta alle pressioni, si presta alle deformazioni che servono per fare una calligrafia artistica e tradizionalmente resiste ancora e ancora viene usato come lo strumento principale della calligrafia, della bella scrittura persiana. In realtà, Kalam allo stesso tempo ha diversi significati. Kalam in persona vuol dire anche la parola saggia, anche la parola divina. Anche la normale, diciamo, parola di conversazione di una certa qualità. Infatti, il Corano viene chiamato Kalamullah Majid, cioè la parola del. E quindi l'origine è sempre sacra, fa parte di, diciamo, la religione. L'ottavo, no? Sì, sempre grazie. Più vicino. E perciò è giusto anche dire che la calligrafia comincia con riferimento ai testi sacri. Di fede, e soprattutto alla parola di Allah, che vuol dire, appunto, lo sapete benissimo Dio, ma si sente o non si sente? Non si sente. Si è avvicinato. E quindi l'esercitazione, diciamo, un tentativo di creare una forma piacevole di questa parola viene attribuita proprio all'arte calligrafica, che dopodiché questa esercitazione serve anche per scrivere numerosi testi di Corano o altri testi che hanno un carattere fondamentale di fede. Però io per poter trasmettere questa idea ho fatto un tentativo insolito, anche un po' così fa parte di questa domanda iniziale che mi sono posto. E ho fatto un'esercitazione calligrafica con Ahura Mazda, però prima di parlare di Ahura Mazda, che è la divinità zoroastriana, persiana, pura. Vorrei finire anche il discorso sugli strumenti calligrafici. Cioè, oltre al Kalam, che sarebbe la penna particolare di Giungo, ci sono due o tre strumenti che lo seguono, cioè il calamaio, lo strumento che serve per dare il taglio, anche la penna normale per scrivere sottile, non solo questo tipo di scrittura che ha un certo
spessore e un certo peso, ma anche, diciamo, la scrittura raffinata e sottile. E tutto questo va all'interno di questa portapena antica che si chiama Calamdan, che è la traduzione proprio portapena in italiano, in cui ci sono, è incorporato anche il calamaio, che contiene un particolare tipo di inchiostro che tuttavia viene utilizzato ancora per scrivere e per creare delle belle scritture. E quindi tutte le famiglie generalmente hanno in casa questo oggetto prezioso che adesso anche diventa abbastanza difficile trovare e produrre. Questo che vedete, addirittura qualche esperto ha sostenuto che è del Settecento, se non è Settecento sicuramente nel periodo safavita, insomma, per tipo di disegno geometrico che ha, è insolito perché normalmente per un discorso di iconoclastia che dopo affronteremo, che non è poi così semplice, i disegni del essere vivente o la figurazione del viso, del corpo, creazione delle statue erano proibite. Allora sviluppava molto bene il disegno geometrico perché non si poteva fermare l'arte. A parte che poi vedremo che anche il disegno, diciamo, figurativo degli esseri umani o anche la statua, parallelamente andava avanti, non era pubblico, in Persia era così. Per diciamo, edifici o ornamenti o le cose pubbliche, naturalmente si faceva riferimento piuttosto alla calligrafia con forme geometriche, con forme floreali, di cui anche le maioliche, le mosaiche, i tappeti, che è un piccolo giardino artificiale in casa di ogni persiano, che è pieno di disegni, appunto, come sapete molto bene, dei disegni geometrici e floreali. E alcuni disegni che vedete accanto alle figure semplicemente fanno vedere la produzione che si faceva attraverso questo strumento, e quindi serve solo per un'indicazione della cosa. Naturalmente io non potrei fare un'analisi storica da storico, perché non lo sono. Mi occupo, se posso, della contemporaneità. Questo è un motivo. L'altro perché davvero stabilire l'origine e la nascita della calligrafia persiana è difficilissimo, come vale questo anche per altre calligrafie, diciamo, mediorientali o asiatiche, della zona in cui la calligrafia si basava sul, diciamo, elementi di base di natura simbolica. Quindi erano molto simili tra di loro, come la struttura. Più o meno erano attorno 30-32 singoli lettere, molto simile all'alfabeto greco-romano, come struttura, naturalmente con dei cambiamenti che fanno distinguere l'uno dall'altro, ma una cosa certa è che origine vera e propria era aramaica, cioè la scrittura aramaica è ancora più antica di tutte queste scritture, come quella achemenide e poi quella di Pahlavi, che è tipicamente iraniano, persiano. E questa calligrafia che nasce nella penisola arabica sicuramente non è un dono divino, come si dice, ma è una sintesi tra tutto questo che era a disposizione per un motivo molto importante. Cioè, prima della nascita dell'Islam,
gli arabi non scrivevano, non avevano cose da scrivere, il minimo che si riferiva con l'uso della calligrafia ebraica, arabaica e siriana. Ma in genere queste alfabeti, queste strutture nascono da quello che mi risulta, quando un popolo scopre qualcosa di importante della sua storia e ha la passione di trasmettere questa scoperta agli altri e cerca gli strumenti per poter farlo. Cioè, e dopo la nascita del contenuto del Corano che alcuni arabi, tre o quattro, cercano di creare questa calligrafia proprio per trasmettere ciò che ritenevano eccezionale nella loro storia, cioè per una serie di motivi biologici o forse anche divino, io non so questo, nasce una persona particolare che dice delle cose molto molto sensate per loro, che in certo senso è la continuazione di quel monoteismo che nasce in Iran con Mitra e Zarathustra, che fa riferimenti continui al Vecchio Testamento e alla Bibbia, e all'interno di questi scritti ci sono sempre questi riferimenti con delle variazioni che naturalmente sono dovuti alla particolarità tribale di questa penisola. Quindi riescono a creare questa scrittura che ha queste caratteristiche, cioè forse quello kufi, un po' kufico, è il risultato di questo tentativo di scrivere il Corano per poter poi trasmettere altrove. E quindi dire la scrittura araba per me è un po' difficile, perché nessuna di queste scritture ha questa forte autonomia per dire che nasce da sé, che si sviluppa da sé, che è un legame divino, eccetera, eccetera. Forse il contenuto è un legame divino, non vorrei essere eretico, ma in realtà noi stiamo parlando di uno strumento per trasmettere un contenuto che eventualmente è un contenuto divino, trasmesso, come si dice nel Corano, tramite angelo, forse è sicuro, divino è conosciuto, quindi questo è un altro discorso che non fa parte del nostro discorso. Per dire che davvero l'alfabeto persiano non è una struttura molto complessa, con tutte le sue complessità, ma rispetto anche all'alfabeto occidentale non è un grande mistero. Ha 32 lettere, queste lettere corrispondono, come vedete nell'immagine, alle diciamo, sono interpretabili con le lettere occidentali, latine europee, e solo che hanno una forma diversa, un raggruppamento diverso, e a seconda che si trova la lettera all'inizio, oppure in mezzo o alla fine di una parola, la lettera cambia un po' forma, un po' come A o U o O nel gotico, dipende se si trova all'inizio o in mezzo alla fine. Questo è un cambiamento molto importante. Ma quello che è fondamentale, che distingue questo alfabeto dal resto, è che i vocali non vengono scritti, non ci sono vocali. Questi sono proprio tutti consonanti, che non hanno nessun suono in sé per sé. Il suono viene dato da elementi che si aggiunge dopo, cosiddetti diacritici,
esistono anche in alcune lingue latine, in alcune lingue occidentali, e questi fanno sì che la lettera e la parola venga letto in un certo determinato modo con i vocali. Però i persiani omettono anche questi segni, questi diacritici, perché lo ritengono inutili, nel senso che dice, quando una data parola è conosciuta nella presenza, nel discorso, anche attraverso la sua forma si intuisce nel contesto cosa vorrebbe dire, perché allora dobbiamo mettere tutti questi diacritici che rendono un po' particolare, un po' brutta la scrittura, la bella scrittura, e così inventano un nuovo modo di scrivere che si chiama Persian Nastari persiano, e persiano semplificato perché non vengono appunto utilizzati i diacritici, salvo certi rari casi che bisogna trasmettere un nome. Omettono un'altra cosa, l'articolo, perché il nome, la parola, quando parte, è già definito, cioè dico, quando noi parliamo di un contesto specifico, di una presenza specifica, di un caso specifico, l'articolo e numerazione, attraverso l'articolo, vuol dire se plurale o singolare, eccetera, non è utile. Cioè, contrariamente alla parola occidentale che nasce non definito, poi viene definito attraverso l'articolo, qui il caso è assolutamente contrario, cioè è definito semmai bisogna aggiungere un ie finale, che è l'ultima parola, aspetta, l'ultima parola dell'alfabeta, che lo rende indefinito la parola. E quindi questi sono appunto i simboli che vengono utilizzati per scrivere il persiano. E quindi io ho tentato di scrivere la parola Ahura Mazda, che Dio zarastriano, al posto di Allah, per fare anche un qualcosa di diverso, perché le esercitazioni sul nome di Allah, come vedremo, sono infinite, cioè l'hanno fatto in tutti i modi possibili e immaginari, perché serviva per appunto usare le relazioni nei confronti degli stati. Vediamo un po', ecco, questo è il simbolo di Zaragoza, della fede appunto zarastriana o zarathustiana, che già nella storia persiana e iraniana è molto conosciuta. Esiste ancora questa religione conosciuta come religione, una delle religioni consentiti. E zarathustriani esistono ancora, vivono in Iran, in India, anche negli Stati Uniti, molti di loro. E non ho visto nulla di sacrilegio di utilizzare il nome di questo dio persiano proprio per scrivere con gli stessi articoli. Ecco, vede, Ahura Mazda si scrive così, cioè in sinistra naturalmente è la lettura in italiano, subito sotto ci sono i tre segni fondamentali che vengono usati come vocali quando è necessario. Allora, sulla parola iniziale Aleph, ho dimenticato di una cosa, che tra l'altro, come avete detto, alfabeto in persiano si dice Aleph Ba, perché la prima parola è Aleph, A, e come il libro di Borges si chiama Aleph, no? Conoscete? E quindi con questo Aleph Ba, la prima parola A, col segno sopra, viene detto A. Secondo è H, E, il terzo è U, e poi è Re, che è R, qui di nuovo Aleph, A, Mim, che è M, Z, che è Z, Dal, che è D, e A, di nuovo finale, per concludere la parola. Ahura Mazda. Però in rosso sotto, la stessa parola è senza segni vocali, e si legge con molta semplicità, facilità,
Cioè, una volta che io parlo della religione zarathustriana, quando sto leggendo Avesta, quando vedo questa parola, capisco che sto parlando di una Mazda. Cosa servono tutti questi segni che inizialmente nella versione originale vengono usati per trasmettere un'idea che è molto più facile trasmettere senza? Poi ho fatto un'altra esercitazione ancora più vicino a noi per dire se noi siamo in questa città, se questa città si chiama Verona, non si sente. Se questa città si chiama Verona, allora io anche per scrivere Verona ometto i vocali. Allora, VRL è sufficiente per scrivere Verona. V, R, L, V, certo, se io non conosco questa città, se non sono familiare con questa parola, posso leggerlo V, o V, o Volo, perché vocali non ci sono. Quindi sotto, provvisoriamente, ho messo i segni vocali. Perché? Per chi non è familiare con questo nome, è consentito utilizzare, ma chi legge la traduzione di Giulietta Romeo in persiano, che è tradotto molto bene, subito capisce che questo accade nella città che si chiama Verona. E dopodiché, ogni volta che vede questa parola, diventa una forma, cioè proprio dal sillabico si trasforma anche in ideogrammatico. Quindi la forma già trasmette. E questa libertà permette di fare le composizioni che vedete a vostra sinistra. Sì, a vostra sinistra. Cioè una composizione con Persian Nasralir, Nasralir persiano in alto, e sotto un'altra composizione con semplificato, che io ho trovato addirittura più bello di quella più complessa che Nasralir. E si cominciano con queste composizioni, con queste esercitazioni, a creare qualcosa che abbia anche un valore di bellezza di estetica. E il cambiamento del colore avviene perché ci sono diversi colori che, mettendo calama dentro questi colori e scrivendo, con un po' di abilità e gusto, si dà anche colore a queste scritture. Perciò anche l'articolo, soprattutto del nome di Verona, non serve, ma anche all'interno della storia di Giulietta Romeo tradotto in persiano non ci sono gli articoli, non ci sono gli articoli, e va benissimo senza nessun problema, perché la struttura è tale che attraverso il contesto si capisce se si parla di una femmina, si parla di un maschio, si parla di un maschio plurale, un maschio femminile, insomma, in poche parole, in calligrafia persiana, nella scrittura persiana, i generi non esistono. Dal momento che i generi non esistono, i sessi non esistono, non esiste nemmeno articolo. Tolto l'articolo, tolto dal vocale, già siamo più liberi rispetto all'inizio. Invece, ad esempio, la grammatica araba ha generi, ha l'articolo molto simile a latino, che non ha articoli più, lingua occidentale. Quindi. E tra l'altro l'articolo più usato nell'arabo è al, che assomiglia al da francese o lo francese o il, insomma, sempre con alef e l'on, Allah. Dicevo le esercitazioni sulla parola di Allah. Invece, lasciando col tipo di esercitazione che ho tentato di alternare a questo consueto, sono sei modi di scrivere Allah che sembra che siano molto diverse tra di loro, ma non tanto, perché questa parola è costituita da un alef che ha
due L e H finale. Allah, perché El va, El di Allah va accentuato. Quindi cambia la forma, ma sempre sono quattro parole che costruiscono questa parola. Queste deformazioni o queste, diciamo, composizioni non sono solo per il gusto di fare qualcosa di diverso, vengono largamente utilizzati nell'ornamento, nella scrittura per mosaici o delle moschee, a secondo del paese, a secondo del tipo di epoca, tipo di moschea, nell'epoca in cui si trova. Uno di questi, diciamo, alla mia destra, che probabilmente è la vostra sinistra, destra, sì, anche la vostra destra, è scritto con tutti i segni, diciamo, vocali. Altri cinque non portano più questi segni, perché non c'è bisogno. Una volta che uno vede questa parola, capisce subito di cosa stiamo parlando. Diventa una forma autonoma, autentica, in sé per sé. E quindi adesso, se noi riusciamo a vedere da vicino, sicuramente ci sono utilizzo di queste forme all'interno di questi monumenti, di questi minareti, di queste moschee, come ornamento, soprattutto quello stilizzato geometrico. Torna un attimo indietro. Questo, diciamo, in basso alla vostra destra, sì, che è molto, diciamo, astratto e molto geometrizzato, ma viene utilizzato parecchio invece. Qui vorrei affrontare un altro discorso che all'inizio ho accennato sulla questione di iconoclastia. Ma la domanda, la mia domanda era: davvero persiani sono iconoclasti? Io non credo assolutamente che siano iconoclasti, perché parallelamente a tutte le esercitazioni sulla geometria, la calligrafia, evitare di confrontare, di essere umani o colpire delle scritture, perché la fede sempre aveva questo incubo del ritorno all'idolatria, quindi proibiva questo ritmo, artisti in privato, in case private, per conto loro, eccetera, dipingevano e dipingevano anche con una certa, un certo criterio, soprattutto ad esempio la miniatura era molto diffusa e questo artista si chiama Bezzat, addirittura insegnava a Tabriz in Turchia nella scuola dell'arte dell'epoca. Oltre ad essere un calligrafo molto bravo, anche un poeta, era anche un artista di miniatura e molto consapevolmente rifiutava questi artisti l'uso della prospettiva, perché non volevano che ciò che dipingevano assomigliasse direttamente alla realtà, cioè volevano essere sempre oltre il significato, oltre la realtà, per creare maggiore attenzione sui temi che loro proponevano. Quello in mezzo, ad esempio, la figura da una piscina dove molte signore stanno facendo bagno, oppure quello a destra sono composizioni architettoniche, e questo anche ha le sue regole molto, diciamo, conosciute particolari, che sicuramente, come dicevo, non è perché non volevano usare la prospettiva, rifiutavano di usare la prospettiva. Più avanti, sì, la prospettiva è entrata nell'arte italiana, ma nessuno come artista Uccello ha gridato che dolce che prospettiva. Erano due visioni diverse delle cose, probabilmente. Comunque, questa pittura, queste raffigurazioni andavano parallelamente a quello necessario per il pubblico, e
questa è una dualità del privato e pubblico che esiste ancora in Iran, in Persia. Chi ha viaggiato vede che subito si accorge che sono due vite parallele che vanno avanti, che sono un po' diverse tra di loro, quella pubblica e quella privata. No. Ecco, ad esempio, utilizzo di questi ornamenti anche per una bellissima grandiana che non è proprio calligrafica, però insomma il genere di ornamento pubblico viene utilizzato per evitare la raffigurazione umana, diciamo, degli animali per sé. Ecco, di nuovo qui, in quattro epoche storiche, ho preso quattro dipinte di diverse situazioni. L'ultima alla vostra destra, che è diventata molto conosciuta, molto famosa, è la donna nuda che gioca a polo. Era uno sport molto diffuso in Isfahan o anche altrove nel periodo safavita, e mi meraviglio quando il critico insiste sul fatto che noi stiamo parlando dei popoli iconoclasti. Mi pare che poi si tratta sempre delle persone di sesso femminile. Il primo anche è la nascita di Gesù, in modo in cui l'artista non cristiana ha voluto raffigurare nell'epoca in cui vedete che davvero è particolare. Nome di Allah, come dicevo, che veniva usato come prima esercitazione, prima configurazione artistica della calligrafia, si sviluppa maggiormente quando si scrive a nome di Dio misericordioso e onnipotente. E questo, ogni sura di Corano comincia con questa parola, ma anche questa parola ha avuto diverse tipologie di configurazione. Il discorso della libertà, dal, diciamo, l'incubo di idolatria della fede, comincia qui, perché voi vedete che gradualmente a destra, a sinistra, quando andiamo in basso, la composizione diventa più artistica e più astratta. Alcune parole vengono così, diciamo, inclinate, incurvate, si crea una composizione che, se noi guardiamo con attenzione, tutte le parole a nome di Dio misericordioso e onnipotente esiste, però comincia a deformarsi gradualmente. E cioè, non ho il permesso di raffigurare il lauro volto del profeta, non ho permesso di raffigurare il volto umano, però allora la mia arte, il mio arte lo applico a quello che mi ha permesso il pubblico, cioè la calligrafia, e comincio a un po' con un certo tipo di intelligenza uscire da questo pubblico e cercare di fare qualcosa di diverso. Continuo a dire che negli edifici pubblici, nelle moschee, alcune scritte coraniche venivano trascritte tale quale, con tutti gli elementi e tutti i segni vocali indispensabili per trasmettere questa idea. Questo sì, però allo stesso tempo si comincia a scrivere il nome di Dio misericordioso e onnipotente a forme diverse,
Addirittura quel pallone, l'uccello, quel volatile è composto da lettere che, se lo guardiamo bene, confrontiamo a sinistra con la scrittura ufficiale di questo versetto, di questo titolo islamico, lo troviamo all'interno del corpo di questo volatile. Intanto cominciamo con animali che non sono esseri umani, che allo stesso tempo diciamo che noi stiamo scrivendo con molta rapidezza il nome di Allah. Cominciamo a suo nome, quindi non c'è un sacrilegio in questo senso, non è un'eresia, anche se molti fondamentalisti, anche i calligrafi, consideravano, considerano tutt'oggi, che questa deformazione, che poi vedremo che diventa all'estremo, è un'eresia. Invece, a destra, addirittura, lo stesso nome comincia a avere delle caratteristiche che oggi noi chiamiamo grafica, diventa quasi un elemento grafico di composizione che si avvicina più alla grafica che alla calligrafia. Quindi qui diciamo che questa particolare calligrafia comincia ad essere anche una grafica. E l'artista si incoraggia di più con quelle fasce azzurro. Ho cercato di far vedere la ripetizione della parola a nome di Dio in un patente, eccetera, eccetera, eccetera. Però già a destra cominciamo a essere un po' fuori dal consueto. Cioè, il pavone comincia a essere il simbolo di questo nome, però ancora non abbiamo il coraggio di configurare un essere umano con queste parole. Però un po' alla volta si sta uscendo da questo, diciamo, vincolo, e i calligrafi cominciano a figurare diversi animali sempre con le calligrafie. Cioè qui noi non troviamo nulla che non sia una parola che in qualche modo non si riferisca agli testi sacri, che sia, diciamo, superfluo o non c'entri con la scrittura. Io ho messo pochi esempi, ma davvero nella ricerca ho visto che con animali che hanno scritto con parole sacre si può fare un grande zoo che contiene quasi tutti gli animali. E anche con un certo gusto, cioè da cavallo a cavalluccio marino, da leone agli animali, gatto, eccetera, eccetera, insomma. Forse cani, no, perché i cani venivano considerati un po' impuri. Ecco, anche qui ci sono altri due esempi calligrafici che rappresentano sempre un cavallo e un uccello. E poi subentra anche colore, cioè già la fantasia di deformazione, di ricomposizione, di presentazione non prettamente calligrafica e sacrale, comincia ancora più grafico, più artistico con l'utilizzo del colore, e siamo già un po' più astratti, un po' più difficile da decifrazione, per capire cosa è scritto, però sicuramente con un minimo di attenzione si può benissimo leggere il contenuto, che ancora è del tutto, diciamo, calligrafico. E si capisce anche dai punteggi, perché i punteggi dei punti che mettono sulle parole, quelli non sono mai stati nati o messi al di fuori di una tendenza poetica molto particolare, che addirittura non utilizza nemmeno
finché il famoso mistico, poeta iraniano Rumi, che noi lo chiamiamo Maulana Rumi, a un certo punto della sua vita comincia a inventare, parallelamente alla sua poesia, ben conosciuta, tradotto anche in italiano, la musica e il ballo. Viene considerato un fondamentalista, un grande eretico, ma un eretico che non è scherza, cioè ancora oggi il riferimento a questa figura particolare, sia nel disegno, sia nella grafica, sia in realtà nei balli, nei gruppi coreografici, lo fanno questo rituale che si chiama Sama, che vuol dire ascoltare, danzare e suonare, e ascoltare le poesie. È sempre questa figura, ma il primo è pieno di versi, parole, diciamo, divine, a destra un po' meno, però sempre ci sono le parole divine, che anche il capello difficilmente partecipa a questa composizione, però ha un significato anche, diciamo, grafico, anche il capello. Poi il colore, eccetera, eccetera. Questo, in mezzo c'è una poesia di Rumi che era abituato ad abnegazione, cioè si negava continuamente, negava ogni concetto su cui faceva la sua, diciamo, filosofia mistica e a destra è contemporanea. Recentemente c'è stato un seminario su di lui, in Iran, in Persia, perché è molto molto amato questo poeta Rumi, però la figura non è cambiata fondamentalmente, è sempre questa persona danzante, e questo modello che viene utilizzato anche nella coreografia contemporanea. E qualcuno ha avuto anche questo coraggio di raffigurare una donna, forse apparentemente nuda, con lo stesso mezzo. Questo è una rarità, qualcosa di nascosto, però io, per completare questo discorso di come l'artista non può essere imprigionata in nessun modo, in un modo o nell'altro, esce dalla sua prigione, trova degli strumenti per poter fare quello che tiene giusto fare nella sua mente. Quindi davvero penso che la questione di iconoclastia era tutta un'altra cosa, che non c'entra con i discorsi di oggi. Queste persone non sono iconoclaste. Dicevo, nella grafica, utilizzo di questo modo di scrivere, che è leggibile, ma questi sono prevalentemente il nome delle persone già abbandonato il contenuto, diciamo, sacrale, di fede, eccetera, perché sono elementi che vengono utilizzati alla grafica un po' alla volta contemporanea. Quindi varie composizioni, sempre lontani da significato, cioè davvero cominciamo a faticarsi a capire cosa vogliono dire questi segni, che sicuramente hanno un'origine calligrafica, seguono tutto quel percorso che io sommariamente ho voluto far vedere, ma in realtà ci sono milioni di esempi che si trovano in diversi paesi mediorientali che usano questa calligrafia, che sono non solo l'Iran, ma anche Afghanistan, con un po' di differenza, anche Pakistan, anche Tagikistan, in parte in Cina, in parte in India, usano questa calligrafia. Poi entriamo nel dominio dell'arte visiva. Sempre a vostra sinistra, di nuovo un artista contemporaneo riscrive una parola di Allah a suo modo, molto
riformato molto diverso. A qualcuno sicuramente viene in mente il grande artista italiano Capogrossi, ma l'origine di questa composizione è molto diversa da quello che fa bellissimo quadro di Capogrossi, ma sicuramente a molti che vedono in realtà questo quadro viene in mente lui a sinistra fa una trascrizione, una composizione, un testo scritto a suo modo, si chiama Mambelli, non esiste più, può mancare da quasi 25 anni, però 25 anni fa ha concluso la sua arte in questo modo, scrivendo queste cose. Anzi, molto di più di lui, ancora vivente, l'artista Said Kulus. Ha già fatto una mostra a Verona, una mostra a Salò, attualmente ha una mostra a Milano, alla Galleria CE Contemporary, e lui è un ex, diciamo, collezionista della calligrafia antica persiana, anche collezionista di Qalandar, cioè questo portapenne, dicevo. Quindi attraverso il suo collezionismo, diciamo, consapevole, ha studiato, ha concepito cosa poteva essere la continuazione della scrittura, della calligrafia. E addirittura ha inventato anche un suo alfabeto, mi sembra che fosse molto consapevole dell'esistenza di questo alfabeto, l'abbiamo fatto notare noi a Milano, diciamo, tu addirittura per fare queste composizioni hai un alfabeto tuo che non ha nulla a che vedere con quello diciamo ufficiale. La lettura delle parole è abbastanza difficile perché poi lui cancella sotto quello che sopra che ha scritto. Ho trovato il nome di qualche città, cose che non c'entra, forse è tutto casuale. Cioè lui davvero è conscio, consapevole di andare fuori da ogni significato possibile per creare dei significati artistici soggetti alla critica dell'arte. E infatti la critica dell'arte su lui è positiva. Io adesso spero che possa partire il video. Perché se spegni il microfono, sì, perché ho voluto che la testimonianza su di lui, su Kulus, che appunto ha fatto una mostra in Italia, a Salò, a Milano, sia stato un critico italiano, veronese, il professor Luigi Meneghelli, che se sentiamo bene, molto bene, proprio da occidentale, descrive ciò che io ho tentato di dire a mio modo. Se passa, io magari non mi riposo un attimo, perché cosa devo fare? Tra cui mostra che l'arte è una delle poche che si fa male, che non si può fermare, che andrà a sconfiggere, no, andava bene, che abbatte le barriere, e il lavoro che Kulus mi è parso più un gioco di tratti, di macchie, di strisce che in qualche modo traducono, trasferiscono nell'opera quel tratto oppressivo, quello stile calligrafico che è tipico della scrittura persiana. Ecco, si tratta di linee sinuose, quei tratti verticali che sembrano dare un senso di ritmo, di musicalità a tutto. Se si guarda bene, si può notare che si tratta di una scrittura inclinata in cui il senso del fluire è bilanciato da una segreta disciplina. Segni che si agitano nel vuoto
continua, infinita mutazione, ma di fronte ai segni, più che vedere, conviene ascoltare, pare di essere, a mio avviso, davanti alla materia, molto vicina in qualche modo alla griglia. Kuros, all'opera di nobile della scultura persiana, scrive parole, fantasmi di parole, ombre di parole, memorie di parole, e sovrappone l'una dell'altra fino a farne scomparire anche il ricordo e a lasciare ben in vista solo la scia di un movimento quale si trattasse di profumo. Suggerisce un'immagine possibile, ma mai certa. Anzi, allora si può fare un'idea di possibile visione, solo che è come impronta su una spiaggia e diventa uno spazio in cui immaginario può bizzarrirsi. A volte uno si adopera i suoi segni come segmenti impazziti, segni che si agitano nel vuoto, quasi cercando uno spazio che non c'è, ma vorrebbe che vivono loro questo spazio, per riprodurre determinate modalità espressive. Ma penso che sia proprio quando ogni sapere sembra sbagliarsi, quando ogni segno diventa sogno, volante, disperso, proprio allora la reazione si fa proprio tutta, di fronte ad uno spazio assoluto di audacia e di realtà, gli occhi si accendono, la mente si illumina, l'immaginazione sconfina oltre ogni limite. L'architetto Garrido ha ipotizzato per questo incontro il titolo Dal suprematismo al posto contemporaneo. Come posso pretendere di arrivare all'utopia, al sogno del domani? Ecco, questa era una testimonianza al di fuori di chi appartiene alla cultura, quindi ci tenevo che fosse ascoltato, perché secondo me sono accadute due cose che erano il suo obiettivo. Uno, che un critico occidentale, critico, perché io non sono critico, io sto raccontando delle cose che ho al massimo della contemporaneità dei vari fenomeni che appartengono alla nostra associazione. Quale fosse l'opinione di un critico e come questo modo di fare tra Occidente e Oriente, tra Asia e non Asia, crea un dialogo interessante, poetico, che va oltre i discorsi che sentiamo tutti i giorni, che sono davvero noiosi. Quando c'era l'inaugurazione a Milano, una signora di una certa età, che era vestita anche un po' in modo molto semplice, quasi religiosa, venuto da me e ha detto: guarda, io vorrei chiedere una cosa che appartiene, ma non direttamente a questa pittura, a questa nostra calligrafia. Dice: sono cristiana, sono cattolica, credente, seguo con molto rigore la mia religione, ma studio profondamente la storia e la filosofia dell'Islam, di Henri Corbin, di Massignon, di francesi, di italiani. Ci sono quasi una biblioteca di libri sull'argomento. Però devo chiedere una cosa, forse lei mi potrebbe rispondere: come mai queste persone sono in silenzio e non vengono a raccontare come stanno le cose? Naturalmente sono le cose piene di contraddizioni, anche l'Islam, come tutte le religioni antiche, persino anche quelle non trascendentali come il buddismo, ha delle contraddizioni, perché non appartiene alla nostra epoca, diceva Silvia, però non è quello che raccontano. E perché c'è questo silenzio? Io dico: guardi signora, anche io sto pensando a questo, perché i libri che lei dice sono tradotti anche in persiano, l'ho detto anche in francese, esistono, molti di questi sono tradotti in italiano. Probabilmente
Questo è in natura della filosofia islamica, forse il sufismo, il misticismo tale che quando queste persone diventano conservatori, spesso sono anche professori dell'università, eccetera, ricercatori, quando diventano consapevoli sia del segreto o eventualmente del mistero, eccetera, eccetera, entrano in silenzio che non vogliono assolutamente condividere questa sapienza in modo propagandistico, in modo consumistico agli altri, quindi non vanno alle televisioni, non raccontano le cose che sanno. Questo ha bisogno di una soluzione, cioè qualcuno deve avere il coraggio di raccontare le cose, perché un po' come la nostra esperienza sulla arte, sulla cultura, crea un dialogo molto interessante, che forse anche attuale Paolo, attuale Vaticano, è interessato a questo dialogo, però non avviene. Torniamo al nostro discorso. Chiedo scusa perché questa è una parentesi che era, dopo aver risentito il professor Luigi, mi piaceva raccontarlo. Questo è un altro esempio di coraggio, proprio totale eresia per quanto riguarda portare la calligrafia dello spazio, ovvero costruire una scultura. Questo è uno scultore ancora vivente, però negli anni 50, con tre parole che corrisponde al H, I e C, ovvero Hitch, ha costruito questa scultura. Che Hitch significa nulla, significa che in inglese hanno tradotto nothingness, ma in italiano penso che sia proprio nullità. Cioè, questa scultura continua a essere prodotta e continua ad avere un valore in crescita in vari musei, eccetera, e lui ha potuto fare il primo passo a riprendere quel discorso che la fede, come avevo scritto, era l'incubo della fede fondamentalista e quello del ritorno a idolatria. Che poi c'è un caso che magari oggi non è il momento di aprirlo, era il famoso caso di Salman Rushdie, perché quello che era il nome che lui ha messo nel suo libro, che l'ha portato ad una condanna, in realtà affrontava questo problema indirettamente. Che per versetti satanici erano proprio quei versetti che dicevano che non bisognava avere paura di statue perché sono fatte di pietra e non fanno niente. Questo è paura di idolatria è infondata. Ma questo ha incoraggiato artisti giovani a cominciare a entrare nello spazio con calligrafia. Queste forme particolari sono decifrabili. Ma il nostro compito non è quello di decifrare il significato, ma vedere se, come ha tentato anche fare con la lettura, diciamo, sulla lettura il critico, il professor Benedetti, anche qui servirebbe un'interpretazione artistica su questa produzione, piuttosto di andare a vedere cosa dice. Probabilmente è la composizione di alcuni versetti del Corano, non lo so. Basta fare un po' di attenzione, non è difficile. Diventa difficile quando i giovani esagerano naturalmente, però va bene, cioè nasce qualcosa che io spero che si presti alla critica. Cioè la mia domanda iniziale, se serve a liberarsi, ad emanciparsi, se serve anche a proporre qualcosa che sia soggetto alla critica artistica e culturale, al dialogo culturale. E come non bastasse, la calligrafia, ma dico la verità, questo se c'è colpa è colpa mia, questo è un tentativo che ho fatto nei paesi orientali in Abu Dhabi, ad un signore facoltoso che voleva una villa museo per le sue opere d'arte calligrafiche. Ho usato il suo nome per fare questa composizione. Lungi da me di fare una cosa del genere in Italia. In Italia chi mi conosce sa che sono davvero fondamentalista per quanto riguarda il restauro e la ristrutturazione, cioè
non credo che le cose moderne di questo tipo in Italia possano avere un significato, però il deserto è un paese dove non c'è un confronto con l'eredità, con patrimonio artistico, culturale, monumentale, ambientale, storico. Si può fare questo tentativo, insomma, era una cosa che competente aveva piacere, sia la scultura che sia la pittura, che anche hanno un dialogo con l'architettura, il mio gruppo ha permesso di fare questo tentativo, che anche all'interno ha creato degli spazi molto particolari, insoliti, che prima non c'erano. E anche questo, se voi avete un attimo in mente le parole che abbiamo visto prima, questi elementi che diceva anche Benevelli, diciamo, elementi rettilinei, curvate, composizione della rettilineo curvato, eccetera, eccetera, qui si vede, è leggibile. E per ultimo, diciamo, un altro tentativo di Julien Breton, che vive in sud Francia, probabilmente anche delle origini algerine, perché conosce molto bene la calligrafia medievale, e lo porta nello spazio attraverso luce. Fa una sperimentazione davvero fondamentale, anche questa configurazione che voi vedete sono configurazioni che sono fatte con elementi LED nello spazio e quindi danno luogo a qualcosa che ha una filosofia specifica nella tradizione iraniana, Sohrabardi, che era nel 1100, veniva chiamato il filosofo della luce, aveva una teoria, diversi libri che sono tradotti anche in inglese, ma forse anche in italiano, sostenendo che tutto il mondo, tutti noi, siamo fatti della luce. E noi esseri toccabili siamo delle luci congelate, che se un giorno noi riusciamo a decodificare ciò che ci rende e ci porta in questo stato, possiamo benissimo tornare in luce, poi tornare indietro e di nuovo attraverso quel codice segreto tornare come prima, insomma. Questo è un po' anche vicino alle teorie quantistiche contemporanee, anche se lui era del 1100, molto giovane, è stato assassinato da un suo amico che era figlio di Aladino. Lui era ospite nel corpo di Aladino, solo che il padre era ospite del figlio, solo che Aladino stesso ha detto al figlio: guarda che questo è il nostro tuo amico che sta creando dei grossi problemi con queste idee eretiche che i capi fondamentalisti mi stanno segnalando come un pericolo. Io sono coinvolto nelle crociate, non posso non avere l'appoggio dei sacerdoti della fede, quindi toglimi del mezzo. Infatti il povero sceicco della luce è stato assassinato molto giovane, però ha lasciato dei libri che negli Stati Uniti, nelle università di California, sono state tradotte da professori che insegnano gli iraniani, le parte iranica inglese, che sono molto importanti da questo punto di vista. Io spero che parta anche un video che abbiamo fatto su questo lavoro, parlavo della calligrafia arte visiva, calligrafia architettura, calligrafia grafica. Lui dice calligrafia coreografia, una bella calligrafia internazionale, cioè ha fatto esperimenti in India, in Francia, in paesi arabi, in diverse parti del mondo, l'importante è che parla.
Thank you.
sono dormente. Sulla differenza questa per me che mi interessa eccezionale a questo punto sentita la conferenza, se io vado a vedere una mostra o se sento della musica che ha un linguaggio completamente diverso da quello che io sono abituata a vedere, se però sempre dobbiamo razionalizzare tutto e interpretare tutto. Se però a me che vedo la mostra dà delle percezioni, delle sensazioni, mi commuovo la mia parte irrazionale, che è sempre la parte più grande che noi abbiamo, ma quella mania che la ragione, la ragione, la ragione, ma che la ragione è avanzata. Ci siamo noi, i nostri sensi, la nostra sensibilità, il nostro gusto e la nostra gioia di percepire fortemente linguaggi diversi. E ne abbiamo la capacità. Perché? Non è che tutte le volte dobbiamo, io che percorro questo discorso, parto dalla lettera, eccetera. Che capirei più lenta. Cioè vorrei capire quello che è tanto difficile che non mi è dato capire. Se però durante la musica, se io sento queste musiche, veniamo a sentire il fuoco, va bene, e io provo qualcosa di fortissimo, ma fortissimo, ed è un mondo che mi schiaccia di sensazioni mie, non ho raggiunto tutto. Perché devo fare tutto questo lavoro di razionalizzazione assoluta? Non è necessario. L'importante è vivere e trovare secondo me qualcosa. Sì, sì. Ma ci sono anche altre domande, magari. Sì. Sì, no, ma sono pienamente d'accordo, ha ragione. Voi? No, ma adesso non funziona più. E questo. Questo è proprio il tentativo, ma in fuoco voleva dire questo. No, io all'inizio ho detto volevo seguire il programma che dirà. Però quello che lei dice, soprattutto in Italia, è assolutamente vero. E non è la prima volta che lei si trova d'accordo con il discorso, perché precedentemente le sue parole veramente ci hanno consigliato, questo è vero. Ma quindi anche la terra di Giordano Bruno siamo abituati a capire il discorso. Allora, noi tra le opere e prendiamo come interprete Giordano Bruno. Cioè, io Giordano Bruno l'ho tanto amato, tanto più. Questo discorso, questi danni non. Quello mi affascina, quello sì, certo. Se io guardo il cielo stellato alla sera, una faccio tutto così, quando viene un astrologo, vorrei fare dei calcoli, eccetera. Ma quello che provo io guardando il cielo stellato è irrepetibile, è assolutamente mio, ma non è che non provo niente. Sì, sì. Forse il fuoco voleva dire questo. Bruciamo tutto perché non diventa utile, perché non diventa appunto una cosa razionale, come dice giustamente lei. Questo io avevo in mente, ma trasmettere le cose è difficile, questo insomma, è un vissuto tra razionale, tra sogno e realtà. Tra sogno e realtà, cioè il tentativo era quello di trasmettere qualcosa che viaggia tra sogno e realtà, quindi tra realtà, sogno e via dicendo. Questo è. È quello che va bene. Grazie. Poi ha nominato Giordano Bruno, che mi ha aperto un discorso. Ecco, direi che lui vorrei sentire come interprete tra me e quelle opere di Giordano Bruno. Giusto, perché non a caso ho tenuto fuori il suo nome, perché quando io pensavo a nomi
ed etico, tra virgolette, pensavo anche alla Giordano Bruno, perché c'è molto solitudine. Non tutti i paesi hanno questa tradizione, l'Italia, la Grecia, forse anche i quattro pilastri della civiltà occidentale, che sono Spagna, Italia, Grecia, Portogallo, sono paesi che io amo e trovo questa sensazione di ricevere, soprattutto in Italia, dove non c'è tanta nazionalità. È verissimo, sono pienamente d'accordo. Grazie. Bene, credo per gli ultimi resistenti qui, allora vedete già che sabato prossimo ci sarà un altro evento, è sostanzialmente la presentazione di un viaggio in India, nel sud dell'India, a Rovina, una città ideale, che è in fase ancora di costruzione, vabbè, i relatori. Sempre alle 5. Sempre alle 5, sabato 1 aprile, quindi tra una settimana. Poi, come ho visto, successivamente il prossimo incontro del ciclo sulla calligrafia, che ci ricorderà la calligrafia cinese, questo sarà sabato 22 aprile, sempre qui, sempre alle 17. E per finire, questo è un'altra cosa, questo è un evento che si terrà non qui, ma comunque per una questione sulla Cina, un viaggio in Cina tra il passato e il futuro, si terrà invece all'Istituto Einaudi. Comunque, chi ha scritto a me in lista poi saprà tutto questo. Questo sarà il 27 aprile. Grazie.